Ora apriamo una mostra che ha come titolo I quattro papi Danagni. Non è che i quattro pontefici che noi conosciamo come quattro papi Danagni, Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV, Bonifacio VIII, siano necessariamente nati da Danagni. È una concezione storiografica che nasce con la storia dell'età moderna, a partire dal 1500-1600 la storia comincia a essere molto più precisa perché si fonda sui documenti. La lezione dei Maurini e di Mabillon si diffonderà rapidamente in Europa e si comincerà a studiare meglio la storia attraverso la documentazione. E allora si scopre in un primo tempo che questi papi, questi quattro, sono tutti imparentati tra di loro, per cui nasce l'idea che esista una famiglia, i Conti di Anagni, che ha, come dire, dominato nel Medioevo l'intero Lazio meridionale, o più o meno gran parte del Lazio meridionale, proprio a partire dalla città di Anagni. Questi quattro papi, in realtà, dalla storiografia successiva, già dal 1700-1800, no, sono anche tra di loro parenti, ma in realtà non appartengono alla stessa famiglia. Tutto questo mito dei quattro papi di Anagni si consolida tra 600 e 700 nella storiografia del tempo, e soprattutto viene poi consacrato da quattro dipinti, questi che vedete in riproduzione, sono quattro tondi esistenti nell'archivio, nella cattedrale di Anagni, raffigurano appunto questi quattro papi che ho menzionati, e ce n'è anche una seconda serie nella famiglia, nel Palazzo Conti, i Conti Coletti, dove sono gli stessi papi ma raffigurati in un altro modo, con un taglio diverso della pittura. Queste sono fotografie di questi tondi prima del loro restauro, attualmente sono restaurati e si vede benissimo lo stemma di sotto. Questo dovrebbe essere ovviamente una immagine ideale, perché questi sono datati 1730, conosciamo la data e anche l'autore. Sono riconoscibili perché c'è qui lo stemma di famiglia e poi ognuno ha un cartiglio con il nome sotto. Purtroppo in queste fotografie c'è soltanto quello di Alessandro IV, il cartiglio di Alessandro IV. Mancano gli altri, non sono stati ripresi da Dario Frioni, che sono fotografie che fece a suo tempo Dario Frioni. Questo mito dei quattro papi Danagni è stato ripetuto nella storiografia e ancora è accettato a livello ufficiale, nella storiografia pontificia, nell'annuario pontificio ancora si parla dei quattro papi Danagni. Però, come dicevo poco fa, le ricerche storiografiche, soprattutto a partire dal 1800, hanno divaricato l'idea dell'esistenza di una sola famiglia. Sono diverse famiglie imparentate tra di loro. Gregorio IX si dichiara consobrino, cioè cugino di Innocenzo III. Probabilmente c'era una parentela piuttosto, diciamo, lontana, però a quei tempi queste parentele facevano gioco perché creavano un'alleanza. Probabilmente molte di queste famiglie non erano veramente imparentate tra di loro, ma avevano costruito delle alleanze magari attraverso accordi anche matrimoniali oppure accordi, diciamo, politici e così via. Il mito nasce intorno a un'idea, al fatto cioè che a partire dalla riforma si viene a creare qui una zona molto forte d'appoggio al Papato Romano. E questo ha portato poi piano piano all'ascesa di diverse famiglie locali in quello che sarà appunto il Concistorio, cioè l'Assemblea dei Cardinali, e ci saranno appunto diversi cardinali di origine campanina, cioè della zona di campagna e marittima, la nostra area che appunto si chiamava così nel Medioevo, si è chiamata così fino al 1800. Campagna la parte interna, marittima la parte appunto sul mare, prospiciente il Tirreno. Quindi c'è stata proprio una forte presenza di cardinali, tanto che appunto sono stati eletti diversi di questi cardinali al soglio pontificio, questi quattro, ma anche altri, che avevano radicamento più o meno nel Lazio meridionale, Savelli, gli Orsini e quant'altro, presenti anche in altre aree, sia del Lazio che dell'Italia centrale, in Abruzzo, nella Toscana, Minore e così via. Quindi è tutto un mito che poi piano piano tramonta, anche se non è che sia del tutto scomparso. Infatti Salvatore Sibilia ancora nel 1978
pubblica questo libretto, i quattro papi da Nanni, la ristampa di un libretto precedente, dove, malgrado siano state fatte delle osservazioni, lui fa riferimento a un'osservazione di Giuseppe Marchetti Longhi risalente agli anni 20, malgrado siano state fatte osservazioni su queste pretese parentele, lui continua a ripetere questo mito storiografico. È stato poi consacrato in una raccolta di cartoline, e che qui noi vediamo la riproduzione da parte dall'originale, abbiamo gli originali. E è stato poi, come dire, toccato in tantissime pubblicazioni. Qui c'è una piccola selezione di pubblicazioni che noi abbiamo tratto dalla nostra biblioteca, c'è di tutto. Ci sono pubblicazioni antiche che qui non ho esposto, ce ne sono presenti alcune. Poi c'è tutta la serie delle pubblicazioni da noi prodotte, sono queste qui, e poi una serie di studi di varia natura che sono stati stampati, ovviamente da padrone Bonifacio VIII per tanti motivi. Primo perché è il papa più studiato insieme ad Alessandro III, qui, scusate, a Innocenzo III, qui abbiamo i volumi curati dalla Somerville, sono due poderosi volumi di un convegno centenario. Questi sono altre pubblicazioni recenti, appunto, sempre di Innocenzo, l'altro grande pontefice, il più grande pontefice medievale, come si dice. Ma questa, per esempio, è la storia di Bonifacio VIII, dell'abate Tosti di Montecassino, con un'immagine tratta da una delle statue dedicate al Papa. C'è tutta una storiografia ricchissima, e qui c'è una piccola selezione, ma ne abbiamo altre. Tutta questa storia poi era stata anche consacrata, qui ho portato appositamente un pannello, perché è consacrata nella mostra che noi abbiamo a Palazzo Bonifacio, Museo Bonifaciano del Lazio Meridionale. Questi sono i papi che sono stati ad Anagni. Che cosa succede? Succede che hanno avuto a che fare con Anagni. È successo che nella storiografia, per dare lustro e prestigio alla propria città, non solo come Anagni si è dato spazio ai papi cosiddetti anagnini, quindi, cioè papi che sono originari della città, che hanno avuto a che fare con la città, che hanno avuto un rapporto politico molto stretto con la città, ma si è andata alla ricerca anche dei papi che in qualche modo sono passati, hanno emesso documenti importanti per la città e così via. Ecco, qui potete vedere una piccola sintesi fatta a suo tempo su questa storia delle presenze dei papi con Onorio III, Paolo III, Pio IV e così via, papi che sono stati ad Anagni, per qualche motivo hanno attraversato il territorio o hanno avuto a che fare con Anagni. Ma questi sono tutti papi che sono stati presenti ad Anagni, che sono passati ad Anagni per qualche motivo, tra cui un ultimo Paolo VI, ma non è l'ultimo, perché poi c'è stato anche Papa Wojtyła che è venuto in pellegrinaggio ad Anagni.